Benvenuti, ben ritrovati, buon martedì. Apriamo la sessione odierna della TG Sud con la notizia del giorno e quindi andiamo a Palazzo Dalì dove Mario Torrente è stato stamattina per la presentazione del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. La città di Trapani è stata inserita all'interno di questo programma e siamo lì in lizza per 475 mila euro. La città di Trapani è stata inserita all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano per un importo di 475 mila euro. In base al bando del Ministero per la Transizione Ecologica, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tranchida ha predisposto un programma di interventi. Il gruppo di lavoro, che ha già visto al suo interno anche il consulente del comune di Erice Gianni Mauro e le associazioni Eritros e Planta, è stato curato dal professor Francesco Raimondo. Sono previste diverse azioni con arboreti, ombreggiamento dei parcheggi e la piantumazione di circa 3.000 alberi che porteranno a diversi benefici, mitigando il riscaldamento urbano, soprattutto nel periodo estivo. E alberando così in maniera diffusa su tutto il territorio costruito, io penso che durante l'estate, per esempio, possiamo abbassare di un grado la temperatura media e certamente d'inverno questo non serve, però serve per tutta una serie di altri vantaggi che anche in tutte le stagioni il verde produce. Teniamo conto che non tutte le piante che abbiamo pensato sono sempre verdi, per cui anche d'inverno hanno un'azione. Però quello che è importante è l'ombreggiamento per le macchine, l'ombreggiamento per chi viene a Trapani, per chi vive a Trapani. Quindi in sostanza i benefici penso che siano Quanti alberi saranno piantati? oltre 3.000 alberi e un centinaio, un 200 sono state pensate anche degli arbusti perché la misura prevede anche la possibilità di realizzare dei boschi urbani, si parla di foresta urbana. Però è chiaro che tutto questo introduce poi altri problemi di gestione e quindi di incendi, per cui ci siamo andati un po' piano sul discorso forestazione e abbiamo invece pensato moltissimo a creare in maniera diffusa degli arboreti, spazi quindi attualmente liberi, in cui inseriamo Con che tipo di alberi? con alberi mediterranei. L'iter del progetto è stato seguito per l'amministrazione comunale dall'assessore Giuseppe Pellegrino, che si è soffermato sulla corsa contro il tempo in pieno agosto per arrivare in tempo alla presentazione della scheda entro la scadenza del 6 settembre, soffermandosi tra le altre cose sugli interventi previsti nel plesso scolastico della Scuola Umberto, sempre nell'ambito delle politiche green. Nel corso della conferenza stampa, il sindaco Giacomo Tranchida ha invece fatto il punto sulle politiche green messe in campo dal suo esecutivo. È una scommessa contro il tempo e per recuperare il tempo perduto. Contro il tempo perché siamo granello di un mosaico mondiale dove ognuno deve fare la propria parte e gli effetti dalle bombe di caldo alle bombe d'acqua e quant'altro sono purtroppo una conseguenza dei ritardi del tempo e di una consapevolezza mondiale. E noi dobbiamo fare la nostra parte per recuperare sul tempo perduto. Noi sin dall'inizio abbiamo cercato di mettere in sicurezza le vetrine che volevano buttare giù. Abbiamo fatto manutenzione a destra e manca nell'ambito delle risorse che avevamo. Abbiamo accolto spunti, stimoli e anche provocazioni da parte delle associazioni Eritros, da parte dell'associazione Planta, senza bacchetta magica. Oggi arriviamo a candidare anche sulla scorta di alcune loro proposte, con il lavoro prezioso del professor Raimondo, addirittura un progetto di Trapani Green. Abbiamo un problema che non sottaccio, che è quello della manutenzione ordinaria del verde che risolveremo da qui a qualche mese con l'ausilio degli operatori della Trapani Servizi. Dunque due filosofie. Uno, correre contro il tempo in una logica di sistema mondiale perché sostanzialmente facciamo parte di questo globo e noi dobbiamo fare la nostra parte, anche se abbiamo d'ausilio e vento. Dall'altro invece avere un progetto di riqualificazione green della città verde, che significa non solo arredo, significa anche ossigeno, che grazie anche alle particelle che vengono dal mare, dalle gocce d'acqua salata, ci dà anche un ossigeno un po'
è un'area più pulita e puoi andare alla manutenzione ordinaria. Beh, quindi si punta a piantare, scusate il gioco di parole, circa 3.000 alberi in città. Questa era la notizia del giorno, le altre nell'altro blocco di telegiornale tra poco. I titoli di oggi, la piazza che verrà, si inizia a discutere del futuro della grande area di piazza Vittorio Emanuele a Trapani, si va verso un concorso di idee. Giacomelli, il giudice galantuomo, ricorre il 33esimo oggi anniversario dell'omicidio del magistrato ucciso dalla mafia il 14 settembre del 1988. Il rostro in esposizione a Marettimo è stato trasportato con un elicottero dell'82esimo centro SAR, uno dei reperti della battaglia delle Egadi che si potrà ammirare in una delle sale del castello di Punta Troia. Arriva il progetto Bucaneve, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha messo in campo due progetti per sostenere le donne nella loro battaglia contro il cancro. Poi lo sport, adesso la parola al campo. Ieri sera intanto il Trapani che riparte è stato presentato dopo un anno senza la maglia granata tra gli stadi, una giornata di festa che segna la ripartenza tanto attesa. E infine per l'approfondimento andiamo ad Erice e proviamo a scoprirla come se fosse un grande laboratorio d'arte. Ma intanto vediamo cosa e come soprattutto potrebbe cambiare dopo la presentazione delle varie idee in questo concorso Piazza Vittorio Emanuele. Si inizia finalmente a discutere sul futuro di questo polmone urbano della città di Trapani. Ieri a Palazzo Dalì si è tenuto il tavolo tecnico tra amministratori e tecnici del Comune e gli ordini professionali di architetti, ingegneri, geologi, agronomi di Trapani. Presente anche Mario Laudicina, presidente del Lions Club Trapani, promotore dell'iniziativa che ha condotto alla chiusura della circolazione della piazza Vittorio Emanuele. Obiettivo del confronto, il progetto di riqualificazione della piazza con lo scopo di trasformarla da non luogo a luogo. Il tavolo sarà coordinato dall'assessore ai lavori pubblici Dario Safina e con la collaborazione di tutti gli intervenuti procederà all'individuazione delle linee guida che costituiranno l'ossatura del futuro concorso di idee. Il sindaco ha manifestato compiacimento per lo spirito di collaborazione degli intervenuti, auspicando una riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele e dell'area a parcheggio che veda l'implementazione del verde pubblico, l'utilizzo di materiali e produzioni locali e garantisca la vista e la fruizione del mare. Tutti aspetti che rappresentano un fondamentale obiettivo dell'amministrazione, è stato chiesto al tavolo di promuovere un intervento che, senza nulla togliere all'estero dei progettisti, possa scrivere qualcosa di concretamente realizzabile per far sognare Trapani e i suoi cittadini, consentendo ai turisti di godere di un'esperienza unica. Nel frattempo, il concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele di Trapani, assieme a un'azione condivisa per la promozione del borgo medioevale di Erice, saranno al centro dell'incontro che si terrà questo pomeriggio alle 18 nel chiostro di San Domenico tra il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Francesco Miceli, l'Ordine degli Architetti di Trapani, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali per un confronto con le amministrazioni su due importanti interventi di rilancio per il territorio. E oggi ricorre il 33esimo anniversario dall'omicidio del magistrato Alberto Giacomelli, il giudice galantuomo che operò lontano dai riflettori ma nel rigore della sua professione. Il giudice in pensione da poco più di un anno fu ammazzato in via Falconara in contrada Loco Grande, poco lontano dalla sua abitazione di campagna. Il delitto non fu subito collegato alle attività professionali presso il Palazzo di Giustizia di Trapani. Al contrario, nei primi anni dopo il delitto la matrice mafiosa fu proprio esclusa. Solo a metà degli anni 90 le indagini presero la direzione giusta e nel marzo del 2002 i giudici della Corte d'Assise di Trapani condannarono all'ergastolo Totò Riina come mandante, individuando il movente in una delle ultime sentenze emesse dal giudice Giacomelli che da presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale ordinò la confisca di terreni e immobili di proprietà di Gaetano Riina, fratello di Totò. E la città di Trapani oggi lo ha ricordato, bisogna continuare a ricordare tutte le donne e gli uomini che hanno perso la vita per mano mafiosa perché rappresentano il bene della vita da tramandare alle future generazioni che dal loro esempio possono trarre insegnamento. Lo ha detto il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, lo vedete nelle immagini della
commemorazione di stamattina, appunto in memoria del giudice, ed è stata ribadita la volontà dell'amministrazione comunale di intitolare alle vittime della mafia, uomini e donne, l'aula consigliare di Palazzo Cavarretta, dove si riunisce il Consiglio Comunale. Facciamo invece adesso il punto sulla pandemia. Nella provincia di Trapani sono 2.619 i casi accertati. Le persone negativizzate nelle ultime 48 ore sono 216, 195 invece i nuovi positivi registrati nel fine settimana scorso. Altri 4 morti purtroppo portano il numero complessivo a 382 dall'inizio del Covid-19 ad oggi. Sono 2.619 gli accertati positivi, tenuto conto dei dati del fine settimana scorso, con 195 nuovi positivi individuati tra sabato e domenica, a fronte di 1.358 tamponi molecolari e 523 per la ricerca dell'antigene. L'incidenza di positività, nuovi casi, persone testate è del 10,3%. Altri 4 decessi portano a 382 le morti dall'inizio della pandemia. Le persone negativizzate nel fine settimana sono 216. Dall'inizio della pandemia le persone guarite o negativizzate sono 16.206. Alcamo, con un incremento di 27 nuovi infetti, è la città della provincia con più positivi. Supera Trapani a 391, più 4, e Marsala a 352, più 20. Grazie al gran numero di negativizzati riscontrati dalle squadre USCA, ben 89 persone, Mazara del Vallo, che per settimane era stata prima per contagi, arrivando a superare anche le 500 unità, scende a 326 infetti. Castelvetrano, con 299 contagiati, è ultima tra le grandi aree urbane. Trapani, con 391 positivi, ed Erice, con 182, sommano insieme 573 positivi. Sono 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 61 il totale delle persone ammalate di Covid-19 ricoverate in area medica. Dall'inizio della pandemia nella provincia di Trapani, 19.207 persone sono state infettate dal virus SARS-CoV-2, con un indice di prevalenza dell'infezione di 4,4% della popolazione complessiva. Con 382 decessi complessivi, l'indice di letalità rispetto ai contagiati è dell'1,98%. Chiudiamo questa sezione del blocco informativo con una notizia che riguarda il 18° gruppo caccia intercettori del 37° stormo di Trapani Birgi. Ha un nuovo comandante, la vedete lì al centro, si tratta del maggiore Ilaria Ragona, che subentra al pari grado Davide Marrandino. È la prima volta di una donna al comando del 18° gruppo caccia intercettori. La maggiore Ragona ha alle spalle migliaia di ore di volo a bordo dei caccia F2000 Eurofighter, un velivolo che ha pilotato in condizioni di massima operatività anche durante le operazioni congiunte nei cieli della Libia del 2011. Le auguriamo davvero un buonissimo proseguimento di carriera. Ci fermiamo adesso, ma non per molto, tra poco l'altra parte del telegiornale. In questa parte del TG parleremo del rostro in esposizione a Punta Troia Marittima, ma poi parleremo anche del progetto Bucaneve e daremo la parola alla redazione sportiva per le ultime novità sugli eventi legati soprattutto al Trapani Calcio. Ma prima di tutto questo, vediamo questo ennesimo arresto per spaccio di cocaina operato dai carabinieri di Erice e del nucleo operativo radiomobile di Trapani. Hanno preso un ragazzo di 24 anni. È stato il cane Ulisse a fiutare la cocaina nascosta dentro il filtro dell'aria di un camper dismesso. Era questo il nascondiglio scelto da un ragazzo di 24 anni finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, già noto ai carabinieri per precedenti reati legati alla droga, è stato fermato durante un controllo su strada. Perquisito, addosso gli sono stati trovati circa 6 grammi di cocaina. È quindi scattata la perquisizione a casa, anzi nelle case, quella di residenza e quella di domicilio. Perquisizioni senza esito che hanno indotto i carabinieri a perquisire anche la casa di villeggiatura, sempre con l'ausilio di Ulisse. Ed è nella casa di campagna che, all'interno del vano motore
chiusi in un filtro dell'aria di un camper in stato di semi-abbandono, erano nascosti altri 16 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Il giovane stamane è stato posto agli arresti domiciliari dopo che il giudice ha convalidato l'operato dei carabinieri. Nel corso degli stessi controlli è stato denunciato un uomo di 41 anni trovato in possesso di un grammo di eroina e un bilancino di precisione. Un elicottero dell'82esimo Centro SAR ha trasportato un rostro punico a Marettimo, un trasporto eccezionale fino al castello di Punta Troia. Vediamo. Un prezioso rostro punico in bronzo, recuperato nel mare delle Egadi e risalente all'epica battaglia del 10 marzo 410 a.C., che vide contrapposti romani e cartaginesi, è stato trasportato ieri mattina al castello di Punta Troia sull'isola di Marettimo, dove rimarrà in esposizione. Il trasporto dell'importante reperto è stato affidato all'aviazione militare, che ha operato attraverso l'82esimo centro XAR di Trapani Birgi, che ha eseguito le delicate operazioni di imbarco e di rilascio della cassa in sicurezza. L'imbarco della cassa contenente il rostro si è svolta presso il piazzale dell'82esimo centro con l'uso dell'apposita rete da imbarco e del cablaggio necessari per proteggere il carico e connetterlo al gancio baricentrico dell'elicottero, l'HH-139B, in dotazione al reparto operativo. Completata la preparazione del rostro, l'equipaggio è decollato alle 11.30 in direzione del castello di Punta Troia, luogo di rilascio previsto dal reparto. C'è stato un piccolo disguido tecnico, ma comunque. Vediamo quest'altro servizio legato alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Trapani, che ha messo in campo due progetti per sostenere le donne nella loro battaglia contro il cancro. Vediamo. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Trapani, ha firmato due protocolli d'intesa, il primo con l'associazione Mogli Medici Italiani e il secondo con Aldo Coppola Bainino Grammatico per il progetto Bucaneve. Associazione Mogli Medici Italiani e l'ILT Trapani si propongono di attivare una serie di interventi per migliorare le condizioni delle donne sottoposte a cure oncologiche e per la prevenzione dei tumori. Diverso è il progetto Bucaneve, che offre un aiuto concreto alle donne che per effetto delle cure chemioterapiche perdono i capelli e non hanno le risorse economiche per dotarsi di una parrucca. È una simbologia bellissima legata al fatto che questo fiore molto bello, bianco, candido, nasce d'inverno in mezzo al ghiaccio ad esprimere la rinascita di una persona, di una donna che sta soffrendo molto e che può piano piano recuperare la salute, la felicità, l'allegria, la gioia di stare al mondo e coi propri cari. L'attivazione di questo progetto è stato possibile grazie alla ditta Aldo Coppola Bainino Grammatico, che ha deciso di mettere a disposizione 6 parrucche di alta qualità e di offrire in un angolo riservato del proprio salone di hair styling consulenza gratuita per la scelta della parrucca più adatta, aiutando così le donne a ritrovare la propria immagine e di conseguenza la fiducia in se stesse, indispensabili per combattere la malattia. Nel mese di ottobre partirà una campagna social, comunque con dei volti noti trapanesi, delle signore che vogliono aderire al progetto. Piero Lazzari dà la sua mano, quindi per fare degli scatti suggestivi che aiuteranno quindi a sensibilizzare il progetto e comunque la campagna. E tutto questo perché comunque io ho a che fare con le donne da parecchi anni e tengo alla loro bellezza, quindi voglio farle stare bene anche in momenti difficili della loro vita. Gli appuntamenti sulla nostra emittente: alle 21 questa sera trasmetteremo la presentazione del Trapani Calcio FC 1905, alle 23 invece sarà il momento della prima gara della Serie A femminile di pallamano tra le Guerriere Malo e la Handball Erice, e proprio vi lascio allo sport curato da Federico Tarantino. Eccoci allo sport. Lo scorso fine settimana a Barcellona Pozzo di Gotto si è tenuta la WPC Mediterranean Championship, la manifestazione di powerlifting, disciplina dove l'atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in 3 esercizi, cioè lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra. Il team trapanese della ASD Alcantiere, composto da Pietro Bernardi, Alessandro Serce e Tito Catalano, ha ottenuto i primi 3 posti, ognuno nelle rispettive categorie per età e peso, qualificandosi ai mondiali che si svolgeranno in Portogallo nel mese di novembre. Invece adesso andiamo al calcio. Ieri sera c'è stata la presentazione
del nuovo FC Trapani Calcio, una festa alla Villa Margherita, noi c'eravamo. Il Trapani è ripartito e si attende adesso solo la parola al capo, che sarà l'unico giudice del futuro della maglia granata. Ieri sera alla Villa Margherita di Trapani la squadra è stata presentata alla città. Un primo incontro con la tifoseria, che da domenica potrà seguire la propria squadra del cuore dopo un anno di assenza dai campi da gioco. Contestualmente alla presentazione della squadra sono state svelate le maglie della formazione trapanese, simbolo dell'identità e del popolo che rappresentano. Il Trapani debutterà domenica pomeriggio sul campo di Città di Sant'Agata per la prima giornata del campionato di Serie D. Un ritorno alla normalità che mancava alla sua gente da ben prima della chiusura delle attività della precedente società. Adesso però è tempo di ripartire, dal Trapani e dalla sua gente. Una ripartenza anche dal passato, con il cuore granata, pronto a battere nuovamente. Un ritorno nel Trapani calcistico che aspettavamo un po' tutti. È un'emozione particolare perché ritornare a vestire la maglia granata è sempre bello. Che tipo di campionato ti aspetti? È un campionato di Serie D è particolare, è composto da tanti imprevisti, che ci sono squadre e campi difficili da affrontare, quindi la società ha attrezzato una squadra organizzata e giocatori di categoria e cerchiamo di ritagliarci un posto tra le migliori. Non può esserci Trapani senza dottor Mozzarella. Che emozione è quella di rivedere i suoi colori nuovamente in campo? È una emozione fortissima e indescrivibile. Stasera noi festeggiamo la rinascita del Trapani Calcio dopo un anno di purgatorio, dopo un anno di assenza dai campi di calcio. Questa sera Trapani si ritrova una squadra, una società e speriamo che tutto vada nel migliore dei modi. Iniziamo un nuovo percorso, una nuova scalata e che Dio ci aiuti. Ha sempre definito il Trapani una sua creatura. Che creatura è quella che vedrà in campo presto, a partire da domenica? Sarà la stessa creatura che ho visto dal 1975, certamente con più anni sulle spalle, ma sempre la mia creatura. Vi ricordo che questa sera alle 21 trasmetteremo l'intero evento di ieri sera alla Villa Margherita. Intanto, sempre ieri c'è stato spazio per la presentazione della campagna abbonamenti. Da questo pomeriggio si aprono gli stand. Vediamo. Eccoci all'approfondimento. Ieri si è chiusa ad Erice Corimeo Photography and Urban Street Art, una manifestazione che ha visto il coinvolgimento di tanti artisti di varie discipline che hanno impreziosito il borgo medievale con le loro realizzazioni, rendendolo praticamente un laboratorio a cielo aperto. Erice come un laboratorio a cielo aperto, Erice come una grande installazione artistica. Corimeo è il titolo della manifestazione che si è chiusa domenica e che ha visto il contributo di tanti artisti arrivati un po' da tutta Italia e non solo. Lavorare qui serve per ispirarsi? Certamente sì, anche ha uscito la voglia di venire stare un tempo per dipingere tutta questa roba
non lo so se dire romantica, è più romantico che lo romantico, mi sembra. E mi chiedo, per esempio, perché hanno fatto tutto questo palazzo, tutto questo castello di pietra così a questa altezza. È una... affascinante. Affascinante. Un capitolo a parte per originalità merita l'installazione fatta con il sale all'interno della chiesa di San Salvatore. In questo caso noi abbiamo utilizzato il sale, normalmente utilizziamo i fiori, la nostra, il nostro sale con i fiori, però d'estate, visto il caldo, utilizziamo il sale che ci permette di dare sfumature di ogni genere, colorazioni che non riusciremmo ad avere con i fiori assolutamente. Qualsiasi tipo di colore e tutte le sfumature di quel colore, quindi possiamo dare al nostro quadro tutto quello che serve, come se fosse un quadro vero, quindi una pittura vera e propria. Appoggiare il sale a terra è uno spettacolo. Il nostro sale di Sicilia, soprattutto sale eccellente, ci permette di fare tutto questo lavoro senza problemi. Fortemente voluta dall'amministrazione comunale, la manifestazione è giunta al terzo anno di vita e costituisce uno degli appuntamenti più affascinanti che Erice offre ai tanti turisti in questo periodo presenti in vetta. È Urban Street Art che vede tanti artisti, molti giovani artisti provenienti da tutta Italia e alcuni anche dalla Sicilia, sperimentare questa nuova forma di arte che tanto avvicina i giovani, un linguaggio assolutamente innovativo che comunque coniuga sicuramente l'arte tradizionale con l'arte più contemporanea e quindi un'opera itinerante a cielo aperto grazie alla direzione artistica dell'architetto Francesco Ferle con la collaborazione dell'architetto Arianna Maggio. Veramente l'arte esce fuori dai siti culturali, quindi attraverso questo connubio assolutamente interessante riusciamo a portare fuori dai siti l'arte che non diventa più privilegio di pochi ma di tanti. Le opere resteranno in esposizione fino al mese di novembre. Bene, per chi si fosse messo all'ascolto la visione del TG Sud solo adesso, vi ripropongo due servizi su Trapani, uno sui 3.000 alberi circa che potranno essere piantati nel territorio trapanese e poi sulla nuova identità allo studio di Piazza Vittorio Emanuele. Ieri a Palazzo Dalì si è tenuto il tavolo tecnico tra amministratori e tecnici del Comune e gli ordini professionali di architetti, ingegneri, geologi, agronomi di Trapani. Presente anche Mario Laudicina, presidente del Lions Club Trapani, promotore dell'iniziativa che ha condotto alla chiusura della circolazione della piazza Vittorio Emanuele. Obiettivo del confronto, il progetto di riqualificazione della piazza con lo scopo di trasformarla da non luogo a luogo. Il tavolo sarà coordinato dall'assessore ai lavori pubblici Dario Safina e con la collaborazione di tutti gli intervenuti procederà all'individuazione delle linee guida che costituiranno l'ossatura del futuro concorso di idee. Il sindaco ha manifestato compiacimento per lo spirito di collaborazione degli intervenuti, auspicando una riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele e dell'area a parcheggio che veda l'implementazione del verde pubblico, l'utilizzo di materiali e produzioni locali e garantisca la vista e la fruizione del mare. Tutti aspetti che rappresentano un fondamentale obiettivo dell'amministrazione, è stato chiesto al tavolo di promuovere un intervento che, senza nulla togliere all'estero dei progettisti, possa scrivere qualcosa di concretamente realizzabile per far sognare Trapani e i suoi cittadini, consentendo ai turisti di godere di un'esperienza unica. Nel frattempo, il concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele di Trapani, assieme a un'azione condivisa per la promozione del borgo medioevale di Erice, saranno al centro dell'incontro che si terrà questo pomeriggio alle 18 nel chiostro di San Domenico tra il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Francesco Miceli, l'Ordine degli Architetti di Trapani, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali per un confronto con le amministrazioni su due importanti interventi di rilancio per il territorio. La città di Trapani è stata inserita all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano per un importo di 475.000 euro.
In base al bando del Ministero per la Transizione Ecologica, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tranchida ha predisposto un programma di interventi. Il gruppo di lavoro, che ha già visto al suo interno anche il consulente del comune di Erice Gianni Mauro e le associazioni Eritros e Planta, è stato curato dal professor Francesco Raimondo. Sono previste diverse azioni con arboreti, ombreggiamento dei parcheggi e la piantumazione di circa 3.000 alberi che porteranno a diversi benefici, mitigando il riscaldamento urbano, soprattutto nel periodo estivo. E alberando così in maniera diffusa su tutto il territorio costruito, io penso che durante l'estate, per esempio, possiamo abbassare di un grado la temperatura media e certamente d'inverno questo non serve, però serve per tutta una serie di altri vantaggi che anche in tutte le stagioni il verde produce. Teniamo conto che non tutte le piante che abbiamo pensato sono sempre verdi, per cui anche d'inverno hanno un'azione. E però quello che è importante è l'ombreggiamento per le macchine, l'ombreggiamento per chi viene a Trapani, per chi vive a Trapani. Quindi in sostanza i benefici penso che siano... Quanti alberi saranno piantati? Oltre 3.000 alberi e un centinaio, un 200 sono state pensate anche degli arbusti, perché la misura prevede anche la possibilità di realizzare dei boschi urbani, si parla di foresta urbana, però è chiaro che tutto questo introduce poi altri problemi di gestione e quindi di incendi, per cui ci siamo andati un po' piano sul discorso forestazione e abbiamo invece pensato moltissimo a creare in maniera diffusa degli arboreti, spazi quindi attualmente liberi, in cui inseriamo... Con che tipo di alberi? Con alberi mediterranei. L'iter del progetto è stato seguito per l'amministrazione comunale dall'assessore Giuseppe Pellegrino, che si è soffermato sulla corsa contro il tempo in pieno agosto per arrivare in tempo alla presentazione della scheda entro la scadenza del 6 settembre, soffermandosi tra le altre cose sugli interventi previsti nel plesso scolastico della scuola Umberto, sempre nell'ambito delle politiche green. Nel corso della conferenza stampa, il sindaco Giacomo Tranchida ha invece fatto il punto sulle politiche green messe in campo dal suo esecutivo. È una scommessa contro il tempo e per recuperare il tempo perduto. Contro il tempo perché siamo granello di un mosaico mondiale dove ognuno deve fare la propria parte e gli effetti, dalle bombe di caldo alle bombe d'acqua e quant'altro, sono purtroppo una conseguenza dei ritardi del tempo e di una consapevolezza mondiale. E noi dobbiamo fare la nostra parte per recuperare sul tempo perduto. Noi sin dall'inizio abbiamo cercato di mettere in sicurezza le vetrine che volevano buttare giù. Abbiamo fatto manutenzione a destra e manca nell'ambito delle risorse che avevamo. Abbiamo accolto spunti, stimoli e anche provocazioni da parte delle associazioni Eritros, da parte dell'associazione Planta, senza bacchetta magica. Oggi arriviamo a candidare anche sulla scorta di alcune loro proposte, con il lavoro prezioso del professor Raimondo, addirittura un progetto di Trapani Green. Abbiamo un problema che non sottaccio, che è quello della manutenzione ordinaria del verde, che risolveremo da qui a qualche mese con l'ausilio degli operatori della Trapani Servizi. Dunque due filosofie: uno, correre contro il tempo in una logica di sistema mondiale, perché sostanzialmente facciamo parte di questo globo e noi dobbiamo fare la nostra parte, anche se abbiamo d'ausilio e vento. Dall'altro invece avere un progetto di riqualificazione green della città verde, che significa non solo arredo, significa anche ossigeno, che grazie anche alle particelle che vengono dal mare, dalle gocce d'acqua salata, ci dà anche un ossigeno un po' e un'aria più pulita, e poi andare alla manutenzione ordinaria.